di Corrado, a voi gli Intertainment, i conduttori della prima e non certo ultima edizione della corrida castrisana. Il vicepresidente dell'associazione Penelope, nonché a suo tempo animatore di studio di Strana Maure, fortunata trasmissione Mediaset, Manuel Cast, e la bellissima e simpaticissima Federica De Donatis, buonasera, la regina Castri, del karaoke. Buonasera a tutti. Allora, buonasera, benvenuti alla corrida castrisana, non castriana. Sai perché non castriana? Perché noi eravamo quest'estate a fare la corrida dai Rufiani di Ruffano. Non è castriana, ma è castrisana. Attenzione, questi si offendono, eh. Quindi la corrida castrisana. Bisogna precisare. Benvenuti, benvenuti a Castrin, questa splendida location dove noi inauguriamo addirittura una piazza, pensate, che è stata ristrutturata per noi di Penelope. E tra poco si esibiranno ben 12 concorrenti tra i big, 6 dei quali passeranno a una finale successiva, e da questi 6 nella seconda fase sarà proclamato il vincitore assoluto. Il secondo premio, non in ordine di importanza, sarà il premio critica. Premio critica, sai cos'è? Certo che so. Non ha un valore inferiore rispetto al primo classificato e verrà stabilito da una giuria. Dalle nostre autorità. Sì, composta da rappresentanti dell'amministrazione comunale di Castri di Lecce e da Penelope Polo Educativo. Poi la novità assoluta è quella degli junior. Perché? Perché tra i junior avremo 4 concorrenti che si esibiranno di età compresa tra i 6 e i 12 anni. E tra questi 4 concorrenti sarà premiato, riceverà il premio Corrado, uno dei 4. Perché Corrado? Perché il programma, quindi questo spettacolo, per questo spettacolo dobbiamo ringraziare l'inventore, l'ideatore, cara Federica, che è Corrado Mantoni. Chi è Corrado Mantoni? Corrado Mantoni inizia una trasmissione radiofonica negli anni 70. E questa trasmissione di successo così importante approda poi sulle reti Mediaset, quindi in televisione. Per cui io, che sono un fan sfegato di Corrado perché ero un ragazzino, ormai da diverso tempo ripropongo la corrida. E speriamo di avvicinarci molto al format televisivo, perché è con noi, questa trasmissione è in diretta TV streaming grazie a Gianchi Martano e irdm.as, o si scrive us ma si pronuncia as, Gianchi, credo. Facciamo un applauso. Meglio nota, sì, facciamo un bel applauso, meglio nota con il Residence della Musica. Quindi se tu hai bisogno di entrare a Casa della Musica, vai da Gianchi Martano. Io ci sono stata, lo sai. Ah, ci sei stata? Sì, certo. Potevi dirlo prima? Vabbè, ok. Ho fatto un monologo di mezz'ora, poteva dirlo prima. Va bene lo stesso. Molti dettagli vi ho dimenticati. Va bene, è passato... Meno male che hai spiegato tu un po' tutto, altrimenti io... Capita. Poi tra l'altro è una platea straordinaria, perché siamo al 15 settembre, però sembra di stare... Cari amici, in piena estate, perché probabilmente abbiamo superato di gran lunga i 25 gradi. Grazie a tutti. Grazie a tutti per essere qui. Partiamo con il giuramento? No, io farò entrare i concorrenti. Facciamo entrare i concorrenti che dovevano entrare prima, ok, poi passiamo al giuramento. Conosciamoli. Conosciamoli, prego. La chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiera. Meravigliosi i nostri concorrenti, è vero Manuel? Le foto le abbiamo fatte, facciamo le foto di Lito. Ok, allora mi metto in piazza qui al centro di questo straordinario palco, ho laudato per la danza, ci teniamo a dire.
Io rischio di cadere, di inciampare. Attenzione al vestito di Sondra, di Castri, che è inaugurato da pochissimo qui in questa bellissima località del Salento. E passiamo al giuramento, dei concorrenti. Sì, prego. Devo recitare il giuramento. Quindi questa sera siete dei nostri e sono proprio cavoli vostri, perché il pubblico, si sa, non avrà nessuna pietà. Siete pronti ad accettare senza neanche brontolare il rischio di cuccarvi un gran bel fischio? Se la cosa sta così, tutti in coro dite sì. Sì! Io avrei detto di no, Manuel. Sì, vista la gente che ha accolto il nostro invito, mica facile. Non eseguo mai gli ordini. Va bene, il giuramento dei concorrenti, adesso passiamo al giuramento del pubblico. Dal fischietto al pentolone, dalla pernacchia fino al trombone, vi chiediamo di giudicare, di applaudire oppure fischiare i concorrenti che forse qui si stanno pentendo di dire sì. Siete pronti a gran cascate di applausi e strombazzate? Se volete sia così, siate voi a gridare sì. Sì! Grazie! A questo e io vorrei sentire anche un po' di fischi anche adesso, dai. Proviamo. Ci sono. Grazie. Allora, lanciamo la sigla, prego maestro, squillino le trombe della corrida castrisana. La tromba, non è pronta? Va bene. No, cioè, la regia mi fa dei segni in consulti. Sì, perché non hai letto il copione. Dovete scendere. Ah, dobbiamo scendere, ok. Allora, grazie. Ci sta, siamo in diretta. Grazie. Accomodatevi, prego. Non sarebbe ai dilettanti allo sbaraglio, voglio dire, quindi. Facciamo un applauso, li vedremo durante il corso della serata. Non i presentatori però, Ok. Lanciamo la sigla? Thank you.
ragazze di Chassé, di la scuola danza di Melissa Rao, che con noi ci accompagnerà durante tutto lo spettacolo di questa sera. A questo punto ci accompagnerà in questa esibizione, in questo spettacolo, la nostra Francesca Mazzeo, che probabilmente avrete visto qualche giorno fa esibirsi e vincere un concorso noto. Gianchi, si può dire? Bravissima 2015, Francesca Mazzeo. Allora, Francesca, che è una nostra amica dell'associazione Penelope, questa sera vedo delle targhe, significa che dobbiamo consegnarle all'amministrazione comunale di Castrì nella persona del sindaco Andrea De Pascali e la consigliera alla cultura Erika Bellè, con la speranza e l'auspicio che suggelli delle future collaborazioni. Una delle ragioni per cui Penelope ha accettato l'invito di essere qui è l'opportunità di divertirsi e di socializzare e creare dei sodalizi con i comuni limitrofi. Andrea, buonasera. Chiamiamo Katia Giannotta dell'Associazione Penelope, il presidente dell'Associazione Penelope. A cui facciamo un applauso. Microfoniamo Katia, prego. Allora, io devo ringraziare tantissimo il sindaco e il consigliere per due motivi. Abbiamo trovato disponibilità, gentilezza, cortesia e tanta voglia di lavorare. Quindi nonostante le varie difficoltà siamo riusciti anche stasera a stare qui, l'ultimo è stato il problema tecnico dell'elettricità, ma siamo riusciti a superare anche questo. Quindi io mi auguro che ci siano future collaborazioni tra la mia associazione, che è vicina ai ragazzi e pensa di voler dare un contributo per quello che può nel recupero, nel potenziamento scolastico, ma non solo, anche nella diagnosi dei disturbi dell'apprendimento. Mi auguro che ci sia una futura collaborazione, visto che oggi come presente storico ci siamo conosciuti, e spero che ci sia anche un futuro storico. Per questo io mi sento di consegnare sia a quella consigliera Enrica Pellè, sia al nostro sindaco Pascali. Andrea De Pascali. Io lo chiamo sempre con il cognome, nella deformazione professionale, le nostre targhe che suggellano in realtà questo momento che io definisco storico, tra virgolette, sì, perché mi auguro che questa non sia solo la prima edizione della corrida, ma ne seguino altre. A prego, voi. Un bel applauso. Vi ringrazio tanto. Lascio il palco e anche la parola al sindaco. Grazie Katia, grazie Manuel. Io intanto buonasera a tutti. Non posso che ringraziare l'associazione Penelope, ovviamente nel nome delle due persone che ho conosciuto e che la rappresentano, e che, come dire, attraverso questa associazione, come diceva prima Katia, fanno tutta una serie di iniziative nel settore della cultura e degli spettacoli che noi questa sera in parte abbiamo condiviso. È ovvio che, come nelle intenzioni di questa amministrazione comunale, lo si vede anche solo dal calendario degli eventi castrisani di settembre, che è un calendario abbastanza importante che abbiamo messo in piedi in questo anno, ci sarà sicuramente la possibilità di poter collaborare nel prossimo futuro. Noi, oltre a seguire tanti settori, siamo molto attenti al tema dello spettacolo, dell'intrattenimento, della cultura, perché riteniamo che siano, come dire, delle componenti importanti per una comunità, soprattutto in un periodo come quello che ormai viviamo da qualche anno a questa parte, che ci impedisce, per effetto della crisi, di come dire, muoverci e spendere diversamente. Se si possono realizzare delle belle iniziative come questa, come tante altre che abbiamo messo in piedi, un po' con lo sforzo di tutti, ma con una grande economia di spesa sulle manifestazioni, beh, allora è possibile fare, come dire, delle belle iniziative, è possibile divertirsi, è possibile
dare anche lustro alle associazioni che lavorate tutto l'anno per poter mettere in piedi un'attività così difficile, e quindi abbiamo un po' tutti raggiunto un obiettivo importante. Quindi grazie a voi per questa disponibilità, e da parte nostra certamente per il prossimo futuro troveremo, come dire, la possibilità di fare qualcos'altro. Grazie ancora. Grazie ancora, noi vi auguriamo buona visione, mi auguro che il sindaco sia in prima fila a guardare questi straordinari concorrenti che sono arrivati praticamente da ogni dove, Brindisi, Novoli e così via, già soltanto per la loro voglia di stare con noi, noi li ringraziamo anticipatamente. Buona visione ancora e grazie per essere qui. I fiori sono stati offerti dall'angolo del fiore di Antonietta De Pascali, che ringraziamo. Bene. Entriamo nel vivo del concorso, della gara, quindi della corrida castrisana. Vi ricordo che il pubblico, solo voi del pubblico, stabilirete il vincitore assoluto nella categoria di Big. Vedete posizionato alla vostra destra un semaforo. Chi sa come funziona un semaforo? Al rosso e al giallo starete fermi, ma al verde potrete scatenarvi. È il momento di chiamare il primo concorrente. Mi fanno cenno, sì Claudio, dobbiamo amplificare. Il primo concorrente della corrida castrisana è... Il primo concorrente della nostra corrida è Cosimo Chineri, che viene da Novoli e canta e suona Azzurro di Celentano. Buonasera Cosimo, vieni al centro del palco con me mentre le nostre vallette ti accompagnano. Ti amplifichiamo. Boom. Allora, buonasera Cosimo, come stai? Allora, io non conoscevo, sì, intanto proviamo, facciamo una prova, ok, perfetto, non conoscevo Cosimo Chineri quando mi ha contattato, la sua storia mi ha commosso perché è un personaggio straordinario, ha preferito restare vicino a sua madre e dimenticare i suoi sogni di artista, è uno straordinario personaggio, vicino al mondo della musica, e che io e mia moglie Katia abbiamo avuto il piacere di scrivere in questa edizione della corrida castrisana. Prego Cosimo. Grazie. Comunque buonasera a tutti. Grazie Cosimo, le nostre vallette lo accompagnano. Allora Federica, c'è una novità qui alla corrida castrisana, ne parlavamo prima.
Di che si tratta? Allora, l'hai spiegato prima e sono lieta di dar via ad un concorso interno del Premio Corrado, appunto, che hai spiegato all'inizio, e sono lieta di far salire sul palco Matteo Calogiuri, il nostro piccolo grande concorrente. Allora, Matteo Calogiuri, per quanti di voi non lo conoscono, gioca in casa, fa parte della categoria junior e sarà giudicato dai rappresentanti dell'amministrazione comunale di Castri e da Penelope Polo Educativo. Allora, buonasera a te, caro. È un piacere. Non dà la mano, ma non dà la mano però, amministrazione. Buonasera a te. Che hai? Che ti sei fatto qui? C'hai la mano nera. Allora, buonasera. Non sembra emozionato, evidentemente cara Katia è abituato a solcare dei palconcini ben più importanti probabilmente. Lo vedremo probabilmente, non lo so, ad Amici, no? A X Factor? No, forse è troppo giovane per X Factor. Allora, breve cenno, l'associazione Penelope ha fortemente voluto introdurre questo concorso parallelo perché è molto vicino ai giovani, non a caso si occupa di recupero e potenziamento scolastico e quindi con enorme piacere ha introdotto questo concorso. Vi ricordo che in effetti è un'esibizione perché a giudicare non sarete in questo caso voi del pubblico, quindi in questo momento disattiviamo il grande semaforo, va bene? Prego. Quindi non dovete fischiare o fare altro, è vero Manuel? No. Manuel, tra l'altro gioca in casa, quindi difficilmente lo fischierà. Va bene. Manuel, cortesemente abbassate il microfono per una questione di audio. Abbassate il microfono. Giusto il microfono, giusto. Ok. Manuele, abbassate il microfono. E ragazzi! Qual è il microfono? Magari sì, no? Sì. Forza, forza, trombe, signori, trombe! Fischiate pure! Allora Federica, sai cos'è? Sai cos'è? E non paghiamo il fonico, d'accordo? Ok. Puoi avvicinarti Matteo così vediamo? Puoi avvicinarti? Ok, va bene? Qui in regia noi non ci stiamo. Chi sta con noi applauda cortesemente. È colpa della regia? Vabbè, io sono anche un dilettante dello sbaraglio, perché poi alla fine non lavoro nel mondo dello spettacolo. Ah, dobbiamo pensare a tutto. Gianchi, difendimi da drdm.as. Gianchi, in diretta TV, mia moglie mi ha fatto fare una figuraccia tremenda. Gianchi, cortesemente dica la sua. Va bene. E scusato. Prego Matteo.
Bravissimo, bravissimo, bravissimo Matteo, non avevamo dubbi di questa tua straordinaria performance. E torniamo, Federica, nella categoria dei big. Sì. Chiamiamo il prossimo concorrente. Il fonico sono io, perché Katia che adesso mi darà un extra per fare il fonico. Per cui va bene, questa volta mi hai attivato. Ti aiuto. Prossimo concorrente è? Il prossimo concorrente sarà Paolo Chiriacò da Sternatia. Il signor Paolo Chiriacò da Sternatia. Un bel applauso. Buonasera Paolo. Si esibirà con Rose Rosse in dedica a tutte le donne, accompagnato da una balletta. Ci ha chiesto espressamente di essere accompagnato da una balletta. Buonasera a tutti. Buonasera Paolo, come stai? Sì, bene. Sono contento di partecipare anche quest'anno alla corrida che organizzo. Mi fa piacere, io ti avevo detto di darmi del lei per non far vedere che ci sono. Sì. Va bene lo stesso. Quindi mi fa piacere bellissimo. Anche quest'anno esserci. Va bene, grazie. Tanto è divertirsi. Va bene, ti invitiamo anche l'anno prossimo nel Salento. Stasera faccio una canzone. Noi Paolo notiamo delle bellissime rose sulla tua bellissima camicia bianca. Grazie. Dove le hai raccolte? Sei venuto? Le ho trovate. Sei passato da qualche panco? Sì. Da qualche parco? Scusa, sono riuscito a trovarle perché non ho avuto molto tempo allora. Senti, a chi le vuoi dedicare queste rose? Le dedico a tutte le donne e soprattutto a una donna che so io, insomma. Che mi dice. Solo tu la devi sapere? Non la possiamo fine serata svegliamo il nome, Katia. Siamo in poche persone qui, ce lo puoi dire? Ce lo dice dopo, dai, emozionato. Va bene Paolo, bastava per dire, no, silenzio, adesso voglio sentire. Una cosa che forse avrete notato, scusa Paolo se mi permetti, è che la camicia, signori, è appositamente stropicciata, d'accordo? Perché deve eseguire un pezzo che prevede la camicia stropicciata. Sì. Prego. Posso dire un'altra cosa, Marco? No, però, prego. Paolo viene soprannominato da noi amici. Lo stropicciato? Jukebox umano. Bene. E questa è la voce della regina del karaoke, nonché dea del karaoke. Pensate. Un applauso per Federica. Tu Gianchi pensa che la dea del karaoke ha oltre 5.000 amicizie, tutte salentine. Mi sono informato. Sì, noi abbiamo iniziato il secondo profilo adesso. Anche Paola ci capita. È tipo Fiorello Bis, insomma. Ormai come lei, anche lei ha iniziato. Sì, sì, quindi condivido tutto anche sul suo profilo, che anche lui ha 5.000 amici. Complimenti. Bene, è il momento di Paolo Chiriacò. Prego. Sì. Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. E non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. E ormai non c'è più strada che non mi porti indietro. Amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Forse in amore le rose non si usano più. Questi fiori sapranno parlarti di me. Rose rosse per te. Cosa voglio da te? Signori, le mani in su cortesemente. Grazie. Bravo Paolo.
Stasera sono stato romantico. Bravo Paolo, visto che la valletta serviva, Katia, la valletta, dici, perché chiama la valletta Paolo Chirecò? Paolo Chirecò chiama la valletta. Siamo un regalo! Vabbè, la valletta per dare anche un po' se lo dico perché non è insomma. È stato più bello così. Sì, sì, effettivamente la coreografia è curata da Paolo Chirecò, il testo è scritto da Paolo Chirecò. No, non è scritto, no, però la canta, troppo che... caro Paolo Chirecò. L'ha scritta il grande Massimo Ranieri questa. Grazie Paolo, non grazie. È andata proprio male però, Cioè, ho sentito qualcuno che ha battuto le mani, grazie. Il vero, per cui stavo pure un po' emozionato, quindi voglio dire. Va bene, il pubblico okay. Non si è fatto attendere, per cui l'emozione grazie c'è. Grazie a tutti, sono contento di aver partecipato, una bellissima piazza, grazie, bravi. Grazie per essere stato con noi Paolo, grazie anche Paolo. Alla Valletta che si è amichevolmente prestata per questa occasione, prego. Allora, chiamiamo sul gruppo dei concorrenti particolari. Junior. Sì, Junior, della categoria quindi Junior, si presentano come gruppo e ballano il rock and roll. Addirittura. Facciamo un applauso. Prego. Caro Gianchi, quando avevo la loro età avevo due sogni nel cassetto. Uno era quello di diventare attore,
Poi c'è qualcuno che mi ha troncato la strada quando ero negli ambienti Mediaset e facevo l'entertainer per Stranamore, se lo becco lo faccio fuori. L'altra passione invece era proprio questa, quella del rock and roll. E più tardi, vi invito a rimanere con noi perché più tardi vedrete una straordinaria esibizione della Dance Forever Academy di Castropigliano, che si presenta con una bella esibizione non in una categoria, è una ospitata in questa circostanza. Quindi vi invito a rimanere con noi. Grazie intanto a questi ragazzi. Potete accomodarvi. Vi presentiamo con i nomi? Sì, prego. C'è Samuele Mazzotta, Federica Fioretti, un passo avanti, Gioele Tornese, bravo Gioele, Mattia Gallo, Sofia Marcadante e Mariangela Paglia. Bravi! Applaudiamo! Beh, straordinari, devo dire, Gianchi, sia nella performance e sia nel trucco e parrucco, come dir si voglia, no? Va bene, grazie ragazzi, torniamo invece alla categoria Big e presentiamo il prossimo concorrente. Il signor Fabio Mastrolia, che viene da Cavallino. Bel applauso. Buonasera Fabio. Stavolta ho sbagliato io, volevo dire signor Fabio Mastrolia invece. È un personaggio noto, il pappagallino però non c'è, dorme? Aveva voglia di dormire, peccato perché volevamo scambiare due chiacchiere col pappagallino, sì, molto simpatico. Due chiacchiere col pappagallino. Perché credo che parli anche lui in dialetto. Sì, dialetto. Cavallinese? Salentino. Cosa dice? Sì, un po' di tutto. Anche parolacce? No, quello non, nessuno gliel'ha ancora soltanto insegnato. In privato, in piazza no. Ah, ok, quindi le dice, va bene. Allora, cosa fa nella vita Fabio? Agente di commercio. Ok, non specifichiamo l'azienda perché no. Non ha pagato lo sponsor. E in questa circostanza invece? Mi diletto a fare il barzellettiere. Prego, Fabio Mastrolia. Allora, un bambino la notte, mentre dorme, c'ha sede, va nel bagno, si alza per andare a bere e incontra il padre che esce dal bagno, tutto nudo. Dice, papà, che è successo? Non ti preoccupare, niente, faceva caldo, ho fatto una doccia, vai. Va in cucina, questo bambino va a bere, al ritorno ritrova allo stesso punto la madre che esce dal bagno nuda. Dice mamma, dice non ti preoccupare, non è niente figlio mio, faceva caldo, ho fatto una doccia. L'ho sbagliata. Ripeto. È stata l'emozione. Fabio. Allora, ricominciamo con un'altra. Allora un bambino piccolo si accorge dai suoi pantaloni che c'erano tre bottoni sulla cerniera e quelli del babbo ce n'erano cinque. Va dalla mamma e dice, scusa mamma, dice, ma perché nei miei pantaloni ci sono tre bottoni e quelli del babbo ce ne sono cinque? E beh figlio mio, quello è una cosa un po' delicata. Dice, è in base al pistolino. Allora il pistolino tuo è piccolo e bastano tre bottoni. Quello del babbo, il pistolino più grande, ci vogliono cinque bottoni. Il bambino comincia a ridere che non si ferma più. La madre fa, scusa ma perché sta ridendo? Mamma dice, sto pensando all'arcipreto, ti butto di catene davanti. Allora ritorniamo a quella di prima. Allora un bambino la notte ci aveva sete e si alza per andare a bere. Arriva vicino alla porta del bagno e incontra il padre che esce dal bagno nudo e fa, papà che cosa è successo? No, non ti preoccupare, non è successo niente, faceva caldo, ho fatto una doccia. E quella che cos'è papà? Quella è una spazzola. E quanto l'ha pagata? 10 euro. Bravo papà. Va in cucina, va a bere, al ritorno incontra la madre, allo stesso punto nuda. Dice mamma, dice non è niente, figlio mio, faceva caldo, ho fatto una doccia, fretta. Dice la mamma, e quella mamma che cos'è? Quella non è niente, dice quella è una spazzola. E quanto l'ha pagata mamma? 10 euro. Mamma che festa, l'ho picata senza mano, putano da là. Un ragazzo nuovo a scuola, il professore lo domanda, le dice, Spongi, dice, tuo padre che lavoro fa? Dice mio padre fa di giorno il muratore e la notte fa lampadine. Come di giorno il muratore e la notte fa lampadine? Sì professore, di giorno fa un muratore e la notte fa le lampadine. Spongi, spiegate bene, non capisco. Professore, non è che ci ho capito tanto io, sento solo che ogni sera dalla mia camera a letto sento che mio padre dice a mia madre, cara spegni la lampadina che ne facciamo un'altra.
due fratelli, Marco e Giacomo, vanno a scuola la mattina e trovano un gatto nero, piccolo, bello questo gatto, lo prendono, lo accarezzano, dice che bello Marco, ce lo portiamo a casa, no, le dice Giacomo, ti caccia di casa la mamma, e portamolo e noi lo nascondiamo. Vedono un canale dell'acqua, lo mettono là dentro e ci mettono una pila davanti, vanno a scuola, ritornano dalla scuola, si dimenticano dal gatto. L'indomani mattina, allo stesso punto, si ricordano, Giacomo, il gatto, corre! La pietra stava spostata, il gatto non ce l'ha più. Questi bambini vanno a scuola tutti scocciati, seduti in prima fila, banco centrale, Giacomo da questa parte e Marco da così, tutti svogliati, non avevano voglia di fare niente. Cade la penna a terra di Marco, si inchina, la prende, si alza. Marco, ho trovato il gatto. Come? Qua a scuola. Marco, ho trovato il gatto. Ce l'ha fregato la maestra. Come te l'ha fregato la maestra? Sì. Marco, butta la penna a terra e guarda, dritto in mezzo alle gambe della maestra. Ce l'ha lei. Marco, butta la penna, la prende. Fa, sì, è nero ma non è il nostro. E da dove lo conosci? Che il nostro ci aveva la bocca così, quello ce l'ha così. Primo sexy shop, signori, in Sud Italia, dove è aperto a Castromediano. Una signora si avventura ed entra nel sexy shop, incomincia a guardare, a vedere, si comincia a sbalordire, va dalla commessa e le chiede, scusi signorina, ma tutte quelle cose quanto costano? Signora dice, quelle sono in base al colore. Allora dice, ne scelgo un colore. Sceglie un colore, ma signorina dice, ho scelto il colore che fa per me. Dice, quale? Quello rosso. Rosso no. Mi sembra che li fanno tutti, ma proprio il rosso, signora, non lo fanno. Dice, guarda, l'ho visto, è quello lì in fondo, lì, allo scaffale. Mi dispiace, signora, ma l'estintore non è in vendita. Va bene! Bravo, anche se ho sentito parecchi fischi, ma ti è piaciuto Fabio? Fanno parte del gioco. Io mi sarei già offesa, mi sarei sprofondata, non so dove. No. Bravissimo Fabio e grazie. E Manuel, chiamiamo sul palco il prossimo concorrente che è appartenente alla categoria Junior. Torniamo alla categoria Junior con grande piacere per Nicolò Ruggeri, viene da Castrin, si esibisce in una scuola di danza moderna ed allievo della scuola di danza Chassé. Non lo ridi! Ci scusiamo per l'inconveniente, abbiamo dovuto saltare sulla scaletta. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place, see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. See you again. We've come a long way, a long way from where we began. No, we started. Oh, I'll tell you all about it when
Allora, avvisiamo dalla regia che il concorrente numero 6, Luigi Martano, è stato recuperato. Ah, pensavo fosse rimasto Martano, perché è venuto, gli ha dato qualcosa, però probabilmente è tornato a casa. Anche se qualcuno vi dice che è di Castri di Lecce, cara Katia. Allora, è il momento dell'ultimo concorrente in gara per la categoria Junior. Mamel, fai una modifica sulla scaletta e fai entrare Luigi Martano cortesemente, così possiamo andare avanti con il collegamento. Ah, ok, ok. È il momento di chiamare il prossimo big in gara. Il signor Luigi Martano. Prego, un bel applauso, perché gioca in casa anche lui. Ma dobbiamo dire, siccome il nostro pubblico, caro Gianchi, cara Katia, il nostro pubblico non è solo di Castrima, insomma abbiamo coinvolto un po' di gente perché abbiamo promosso l'evento un po' in tutto il Salento, devo dire che non sei un raccomandato, caro Luigi. Buonasera. Vabbè, però lui è convinto di essere bravo e probabilmente vincerà. Ma noi facciamo un in bocca al lupo grande. Allora Luigi, cosa fai nella vita? Il microfono. Pavimentista. Il? Pavimentista. Ci sono pavimenti? Pavimenti, rivestimenti. Anche la Conza? No, solo pavimento. Usa quindi usi le ginocchiere? Le ginocchia sì. Sai che io mi diletto ogni tanto in questi tipi di lavori, infatti ho le mani un po'. Non ti feste le fan vicino le mani. Eccole. Sì. Va bene, guarda dai. Magari avrò bisogno, visto che magari il cachet di questa sera, cari amici, è molto basso, è molto basso. Questo è un evento, caro Luigi, di solidarietà. Tu lo sai che noi aiutiamo le persone a potenziarsi da un punto di vista scolastico, e quello è la mission di Penelope, recuperare e potenziare i ragazzi. Questa sera in rappresentanza di Penelope ci sono delle insegnanti che sono dei soldati, dei condottieri, dello staff presieduto da Katia Giannotta. Questo è un excursus. Allora, cosa fai invece stasera? Cosa canti? Io faccio la canzone di Adriano Celentano, Prisincone sì. Nel Cinque. Non hanno capito l'ultima parola, credo. Poi devo fare dei 5 lezioni pranzi per chi non la capisce. Ah, ok. Prising, calling, ensign e chiuso, non la sanno nemmeno scrivere. Adesso è chiaro? Luigi Martano. Luigi caro, ci hai fatto penare. Allora, prima che cosa ci hai portato come canzone? Due l'ho portato. La prima qual era? Ciao ragazzi, ciao. E poi che fine ha fatto? Ciao ragazzi, ciao. Sono dato a te, che so io. E poi quale mi hai portato? Prising Collin e Sei Chiuso, che non lo trovavo nemmeno. Perfetto, via. Vai. I'm gonna be hey, yeah. I start to
dai. Ciao Luigi, allora adesso io presenterò l'ultimo concorrente della categoria Junior, Cristiana Saracino, tra l'altro è una mia carissima amica, dolcissima, è un po' emozionata questa sera. Cristiana Saracino viene da Calimera, è un'assidua frequentatrice di karaoke e ha finito per diventare una piccola Laura Pausini. E canta? Benvenuto. E noi non abbiamo. Allora intanto sistema il leggio, Francesca. E noi intanto ci siamo presi il tempo giusto per risolvere il problema tecnico. Ce l'abbiamo il testo? E forza, dai! Dai Cristiana, coraggio. Scarpe fradicie, a chi ha parole cattive soltanto perché non ha saputo chiarire con sé, a chi supplica e poi se ne dimentica, a chi non ha un segreto da sussurrare ma una bugia da sciogliere, a chi non Yeah.
Grazie Cristina. Cristiana? Cristiana? Che non è Cristina, eh? Cristiana? Intanto lasciamo che la giuria preposta per questa categoria junior predisponga il giudizio. Manuel, puoi chiamare già i ragazzi sul palco? Ok, chiamiamo i ragazzi sul palco. Tutti i ragazzi della categoria che si sono esibiti. Categoria junior. Categoria junior, prego. Nicolò. Nicolò. Cristiana. I bambini. Dance Forever. I bimbi della Dance Forever Academy del nostro caro amico Antonio Liccardi, rappresentato qui dalla maestra Emanuela Bascià. E Matteo Calogiuri. E il Matteo Calogiuri. Ma noi come associazione abbiamo pensato di augurare a questi bambini buon anno scolastico. Buon anno scolastico! Ti ho letto nel pensiero, non ce l'avevo nel copione, eh. Gianchi, non mi guardare così perché non ce l'avevo, poi te lo faccio. Infatti vi abbiamo messo già al lavoro, guardate, eh sì, vi abbiamo messo già al lavoro perché c'è un pensierino per voi. Come dicevamo all'inizio dello spettacolo, non c'è non è un vero concorso. La giuria si sta predisponendo per assegnare il primo classificato, giusto Katia? Che noi abbiamo già. Che avete già, ecco, in anteprima e in esclusiva in diretta TV streaming sui Residence della Musica. Ecco, tutto il pianeta Terra collegato via etere con il futuro della comunicazione, eh? Con 7 stazioni su tutta Italia. No, 19. 19. No, volevo 19. 19. Io intanto metto queste campanelle per tutti quanti i bambini che hanno partecipato al nostro concorso. Sì, bene. Ringraziamo. Bravi! Questa è della data del parroco della chiesa di Castrico, non mi sa, eh? Quella ogni tanto si interrompe, quindi mi hanno detto che ci dovevamo attrezzare. E ci ha fornito il leggio, credo, giusto? Esatto. E quindi voglio dire, voi insomma è una brava persona. Procediamo alla premiazione, eh? Il don di Castrico. Allora, decretiamo il vincitore, Federica? Chi è che lo... giusto? Ah, no. Signori e signori! Rullo di tamburi, il primo classificato della primo categoria classificato junior. Il classificato della categoria junior. Junior è. È Matteo Calogiuri! Matteo Calogiuri! Trionfa la prima edizione della corrida castrisana. Venghi al centro del palco perché dobbiamo premiarlo con il premio Corrado. Tu sai chi è Corrado o chi era? Allora, Corrado Mantoni è l'inventore, caro Matteo, dovresti saperlo, perché ti stiamo premiando, vabbè, non ti sei preparato, vabbè. Corrado Mantoni è l'inventore di questo programma, di questo spettacolo. Per te a premiare è la dea del karaoke, Federica De Donatis. Prego, bell'applauso, Mattia. Bravo Matteo! Matteo! E bravo a tutti gli altri, si sono spostati con... a tutti. Manuel, ci tengo a dire che si sono spostati, sì, veramente di mezzo voto, niente più, sono tutti. Sono quasi un ex equo. Assolutamente. Vi auguriamo un buonissimo anno scolastico e vi auguriamo una buona vita. Grazie ragazzi, vi rivedremo tra 15 anni nella corrida castrisana numero 1564. Va bene? Ma grazie anche l'anno prossimo come categoria junior ancora. Junior, sì, però dipende dall'amministrazione comunale di Castri di Lecce perché comandano loro. Ovviamente, sempre. Allora. Qui comanda il signor Pascali, non so se mi spiego. Anche. No, il signor Pascali e tutta la sua amministrazione. Finché c'è signor lui, De Pascali. C'è corrida. Va bene. Pascali. Grazie per essere. De Pascali. Gianchi, mi confondi. È colpa di Gianchi, sindaco. Va bene, grazie ragazzi, grazie. Potete accomodarvi. E intanto è pronta la coreografia dell'annunciato. Prego ragazzi, potete accomodarvi, vogliamo rimanere ancora per dei momenti di diretta televisiva, eh? Va bene. Intanto si prepara la coreografia del preannunciato. Rock Enzo and roll. Battista. Ah, Enzo? C'è Enzo? Sì? No, c'è Dance Forever, Katia. Con il rock and roll. Sì,
Hai ragione, questa volta ho sbagliato io. Va bene, uno a uno parla al centro. Ecco, uno a okay. uno parla al centro. Perfetto. Allora, annunciamo il rock and roll di Dance Forever, fondata nel 1986, con questi straordinari ragazzi. Prego. Arriva, non vi preoccupate, siamo lì, guarda, stiamo sotto il piede e stiamo per arrivare. Non è questa? Sì, l'abbiamo nominata. Però? Fischiate pure, via! Trombette! Grandi desideri, vedi quanti segni, sono i ricordi che hai dentro il tuo cuore, dammi le tue mani, stringimi e sorridi, ed avrai domani un giorno migliore, così può essere un gran giorno che ti sorriderà, credi nei tuoi sogni. Sono i battiti, il ritmo del cuore, chiudi le tue mani, stringi forte i pugni. Grazie ragazzi, grazie alla maestra Emanuela Bascià, Dance Forever Academy di Castronediano Cavallino. Grazie ragazzi, potete accomodarvi. Allora, si definisce una star internazionale, caro Gianchi, non salentina, internazionale.
chiamiamo il prossimo concorrente, vedrete adesso il perché. Il prossimo concorrente in gara è il signor Enzo Battisti. Bel applauso. Lui viene da Trepuzzi e si definisce un imprenditore con il pallino per la musica. Si veste da Elvis, ma si chiama Battisti. Prego Enzo. No, forse mi presento. Io mi vesto da Battisti veramente, perché io canto Battisti. Diciamolo. Stasera non ve lo faccio. Mi faccio un grande successo di Massimo Ranieri, che attualmente lo sta lanciando anche Nina Zilli. Penso che avete già capito di cosa si tratta. Certo, un pezzo noto. È un grande successo di Massimo Ranieri. Se bruciasse la città. Enzo Battisti. Aspetta la base, no? Ho visto dopo. Enzo, ci sei? Noi ci siamo. Il cuore mio non dorme mai, perché ad un altro adesso lo sei. Tua madre va dicendo che a maggio l'uomo sposerai, ma sei in fondo al cuore mio. C'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo passo è stato mio, impazzisco senza te. E ogni notte mi rivelo quanto a me. Se bruciasse la città, da te, io correrei. Questa città c'è ancora un uomo insieme a te, ma secondo il cuore tuo c'è un ragazzo solo io. Quel prato di periferia che ha visto tante volte mia, è troppo tempo che non sa dove la mia felicità, impazzisco senza te. Prego signori, esprimetevi. Ogni notte mi rivolgo a me. Bravo Enzo! Ci siete perso la punto! Vieni qui Enzo! Non ci abbiamo la riga, oltre noi non possiamo combattare. Allora, io devo dire, caro Gianchi, cara Katia, la regia, che non è andata male. Probabilmente voi avete frainteso, i capelli non sono di Massimo Ranieri ma sono di Nina Zilli e loro non l'hanno capito secondo me. Ecco, va bene, c'è stato un equivoco. Confusione. Esatto, va bene. Prossimamente star in tournée anche a Parigi, lo vedremo anche lì. Allora, la prossima concorrente sarà la signora Silvia Flores. Grazie, mi ha rubato la scena. Va bene, volevo fare una... Sì, Silvia Flores intanto con noi, prego un bel applauso. Allora, Silvia Flores viene da Brindisi, pensate, perché questa passione non ha confini. Lei vorrebbe diventare una cantante?
cantante professionista e canta Sarò libera della nostra conterranea Emma Marrone. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera Silvia, cosa avresti voluto fare da grande? Ormai sono grande purtroppo. Ecco. Però non è mai troppo tardi. Silvia, per diventare cantante. Silvia, noi blocchiamo un attimo la tua emozione, però la tua chiavetta non ha trasferito a noi il file. Ce la mandi? Come faccio? Fai un passo, volo sul palco? Voli sul palco? Lei può cantare senza base, tipo ieri per caso, vi ricordate? Lo so che dirti perché l'avevamo trasferito. Sì, lo so che l'abbiamo trasferito, però non c'è. Non c'è. Allora, Manuel, facciamo andiamo una cosa. Andiamo alla pubblicità? No, non possiamo mandare la pubblicità, passiamo avanti con... No, dove devi fare la premiazione dopo, giusto? Eh sì. Quindi sì, siamo bloccati con il file, siamo, ci scusiamo. Siamo bloccati, va bene, facciamo comunque, approfittiamo per ringraziare... Mettiamo un po' di intrattenimento di musica. Sì, ringraziamo Soatelier di Castri, bravo. Intanto, che è importante, un bel applauso. Un po' di sponsor, e ha vestito queste vallette che si sono salite sul palco e le coreografie della scuola danza Chassé di Melissa Rao. Complimenti. Vogliamo ringraziare ancora, i ringraziamenti sono tantissimi da fare, molti sponsor li vedete qui alla vostra destra, questo progetto è anche finanziato in via solidale da Enel Energia e dalla Banca Popolare Pugliese, per cui non è proprio un evento di piccole dimensioni. Che altro dire? Parlaci della tua vita, no? Allora, noi quest'anno, Katia, mentre ripristinate la base, abbiamo selezionato attraverso diversi casting la seconda voce e devo dire, cara Katia, che se la sta cavando abbastanza bene. Allora, sei un po' emozionata? Sì, perché per me è la prima volta, è diverso fare serate karaoke. Raggiungici pure al centro del palco senza oltrepassare la linea di mezzeria. Mi sono cambiata, l'hai notato Manuel? Molto, sì, assolutamente sì. Cambiato vestito? Sì, stai benissimo. È così che si fa, mi hanno detto. È così che si fa? Certo. Grazie a Soatelier di Castri, Lecce. Ok, siamo pronti? Forte l'applauso. No. Ce l'abbiamo. Non l'avevamo. Ecco, allora. Silvia Flores, che non questa è l'emozione, la sorella di Floro Flores, canta qui in diretta TV streaming sui canali dei Residence della Musica. Silvia Flores. Silvia, siamo con te, anche se abbiamo sbagliato, ti chiediamo scusa. Fatto venire l'affanno. Un bacio, ciao. E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene. E ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera, te l'hai stretto forte forte e sai che non si poteva. Sarò libera di poterti dire, sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere e prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male. E poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Ed è bello che ora i nostri occhi sembra che si cercano, non ha più paura dello specchio che temevano. Eri dolce la prima sera in macchina al parcheggio e ci ho stretto forte forte ed è lì che si poteva. E sarò libera di poterti dire, sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere e prenderti per me.
convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, puoi baciarti ogni notte proprio come le zanzare e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, ti mostrarti che per niente il mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Intanto c'è l'archetto che sta cadendo, Antonio, eh? Ok. Mi ero accorta della sfumatura, stavo continuando. No, devo farti i complimenti perché per me, scusate, io non sono di parte, ma a me sembra una professionista questa ragazza. Diciamo che canto quasi ogni giorno, però non ti nascondo che sto un po' stanca di questi giorni. Va bene. Potremmo vederti X Factor? No. No, no, che voglio che rimani una passione così, alla fine per fare musica. Ma tieni per terra. Ma per fare musica non c'è bisogno di fare i talent, la puoi fare anche per strada, certo. Secondo me. Certo, parole sagge. Allora, resta con noi. Ok. Un attimo che io sono anche fonico, forse tu non lo sai, ma io sono anche fonico. Sì. Resta con noi e chiamiamo gli altri 5 concorrenti della prima manche. Prego, chiamiamo sul palco Cosimo Chineri, che ha cantato Azzurro, Paolo Chiliacò con Rose Rosse, prego. Fabio Mastrolia, il barzellettiere. Luigi Martano, sul palco. Enzo Battisti, che ha eseguito Se bruciasse la città. Silvia è già qui. Allora Enzo è con noi. Allora è il momento dei primi premi messi a disposizione dallo sponsor Le Saittole, che è una bottiglia. Ma i treni passano, eh? Ah, scusate. Ok, c'è. Sono un po' stonato stasera. Facciamogli un applauso perché stasera, no, vorrei dirvi che non è l'emozione, ma è il microfono che mi sta cascando. Okay. Allora Manuel, io procedo con la consegna dell'olio. Sì. Un litro. Consegniamo un litro di olio. Olio a testa. Avevamo chiesto. Partecipazione alla nostra. Avevamo chiesto, cari spettatori, il vino, però ci hanno dato l'olio che costa di più e vale molto di più. Quindi grazie alle Saittole del mitico dottor Gergopoulos, giusto? Beh, una bottiglia di olio è sempre utile a casa. È sempre utile. Bene, dobbiamo però, in maniera purtroppo impavida, dobbiamo eliminare i primi 3 concorrenti di questa prima manche, d'accordo? Allora, e lo facciamo con la tecnica dell'applauso. Probabilmente alcuni di voi sanno di cosa sto parlando. Adesso menzioneremo i vari concorrenti, cara Federica. Vi ricordo che il regolamento prevede che se battete le mani per uno dei concorrenti, vi raccomando, di non potete farlo per gli altri, perché dobbiamo stabilire con voi, quindi sarete voi a vostro insindacabile giudizio, sarete solo voi a giudicare i primi 3 finalisti. Ok, passiamo a primo concorrente, che è Luigi Martano. Quindi battiamo le mani per Luigi Martano. Prego. Grazie Luigi. È piaciuto. Giudichiamo Enzo Battisti, che ha cantato Bruciasse la città. Poi un passo avanti Paolo Chiliacò. Poi, prego, viene avanti Fabio Mastrolia, il barzellettiere. Anche 3 passi avanti,
perché sennò non riusciamo a inquadrarvi per bene, il pubblico non riesce a vedervi dalla platea. Cosimo Chineri, prego. E infine, prego, Silvia Flores. Allora, possiamo, Katia dalla regia, sicuramente della fase... Allora, noi che abbiamo orecchio, diciamo che sono in finale Luigi Martano, Cosimo Occhineri, Silvia Flores. Complimenti. Grazie, potete accomodarvi. Ringraziamo gli altri ovviamente per la partecipazione. Che quantomeno hanno avuto l'olio, quindi domani potranno gustare l'olio delle saittole e gustarsi pane e pomodoro con un buon olio di castrino. Bene. Allora Manuel, bene. Adesso è il momento di far salire sul palco un altro concorrente, anzi no, è un ospite, non è un concorrente. Allora, sì, questo è un gradito ospite, no? Giusto Federica? Sì, è un nostro ospite che ha realizzato un suo sogno, sì. Un sogno nel cassetto che tutti noi abbiamo, quindi diciamo che ha inciso un disco e chiamiamo Cesare Montinaro. Forte l'applauso! Forte l'applauso per Cesare! Ciao Cesare! Microfoniamolo. Ma diciamo, ricordiamo che Cesare è arrivato tra i primi 20 di X-Factor. Quanti concorrenti? Allora, in realtà non mi ricordo preciso, però eravamo abbastanza, altre 20. Dai, sono diciamo modesto. Diciamo 20.000, dai. 20.000! Quindi abbiamo l'opportunità di sentire un semiprofessionista che vuole diventare professionista attraverso questo bellissimo CD che è realizzato e che si chiamerà proprio come lui, no? Sì, cioè, sì, abbiamo deciso di non mettere il nome al CD, ma di lasciare solamente il mio nome in modo da intitolare il CD. E nominiamo anche la casa discografica che è l'Arca del Blues. Sì, l'Arca del Blues. E se posso dire una cosa? Assolutamente. Oggi abbiamo avuto la conferma che il CD uscirà il 18 di settembre sui digital store, quindi su Amazon, iTunes, Google Play. Tre giorni praticamente. Non lo so. Tra tre giorni? Sì, ma sono fuori dal tempo io, ok. Ah, ok. E poi... Non sei un nostro contemporaneo, va bene. E poi la presentazione avverrà a Lecce il 6 ottobre. Quindi possiamo invitarvi? Sì, al ristorante Ombra del Barocco. Anche posso sapere quanti anni ha? Non lo so. Non proprio, va bene. No, posso sapere quanti anni ha Cesare? 19, devo fare quasi 20. Complimenti Cesare, io ho avuto già modo di ascoltarlo. Varie occasioni, manifestazioni, anche corride, è vero Cesare? Sì, ho partecipato. Ha iniziato con le corride Cesare, adesso sì. È un semiprofessionista per cui approda giustamente sul nostro palco come ospite, come gradito ospite. Tra l'altro è possibile sui social network, su YouTube, è possibile vedere un po' tutta la vita artistica di questo ragazzo a cui auguriamo chiaramente uno strepitoso successo. Grazie. Cesare Montinaro canta You Are My Grey. Prego. Grazie. Told my broken mouth, she's lied to me.
sell me everything, everything. I don't wanna say anything, anything from you. Just leave me breathing in your love, in my thoughts. I cannot tell you anymore, but I love you. Take my feet like I'm so much afraid. Grazie Cesare, ancora complimenti anche per l'abbigliamento da killer, cara Katia, perché lui avrebbe voluto fare quel tipo di professione, poi i genitori si sono accorti che invece era molto più bravo a cantare e adesso diventerà una star, cari amici. Bene, passiamo, torniamo alla categoria dei big in gara e chiamiamo il prossimo concorrente, che è? Il prossimo concorrente è il signor Andrea Vetrano. Da? Viene da Galatina, è un ex maresciallo dell'aeronautica, ora è in pensione e coltiva la sua passione per il canto. È qui per cantare La vita mia di Amedeo Minghi. Buonasera signor Vetrano, buonasera a lei, grazie per essere con noi. Credo di averla vista da qualche altra parte, però è possibile? Sì, penso di sì, l'anno scorso a Castelvetrano. Ok, allora togliamo del nero, dobbiamo dare del tuo anche a lui, perché anche lui è un personaggio che ha questa passione per la musica e soprattutto per Amedeo Minghi, che se non ricordo male l'anno scorso ha duettato con te in quel di Copertino, pensa Gianchi, ha duettato con lui il mitico Amedeo Minghi, a cui ha fatto personalmente i complimenti, è tutto vero. Va bene, Andrea Vetrano canta La vita mia di Amedeo Minghi. La vita mia di Amedeo Minghi, prego. Vita mia, non sappiamo più afferrare, maneggiare questo amore che svanisce e sguscia via. Ti sei intristita e poi ti sei stranita. Non dici più che bel tempo sei tu. Infatti piove, vorresti uscire, raffreddarti insieme a me. Gli ho vestito leggerissimo, morrei e mi abbandonerei per vedere di nuovo la vita mia, rapidissima addio. E guardo fuori, vedo cuori, sono gli alberi che anch'io ho scalato anch'io e annidato lassù. Rivedo te che sei la vita mia. Questa vita tra le
conosco la tua faccia anche in viso. Ma il voto che dai tu, anche il tuo sorriso io l'ho vissuto e confuso su di me. Se questa è vita, l'ho toccata, l'ho sentita su di me, l'ho abbracciata in te, guardo meglio e non c'è. Grazie. Grazie. Grazie Andrea. Un attimo resta con noi perché vorrei vedere il passetto che facevi mentre ti esibivi. Ma avete notato? Notato tutto. Un passo per fato stile grandio. Complimenti, perché voglio dire, andava a giudicare, devo dire che è andato abbastanza bene, tra l'altro complimenti, però allo stesso tempo è stato giudicato, immagino, Gianchi, anche per il passetto felpato che utilizzava, a cui ha fatto ricorso durante l'esibizione. Quindi complimenti ad Andrea Vetrano. Grazie. Che probabilmente grazie. Vedremo dopo. Grazie, grazie Andrea. Allora, è il momento del prossimo concorrente. Il prossimo concorrente è il signor Giuseppe Taurino. Giuseppe Taurino è un po' strano, è lui... un po' strano, quindi è un personaggio locale. Lui viene da Castri, il suo sogno nel cassetto è essere un artista tutto tondo, perché è amante delle belle arti. È un ex ferroviere e stasera ci rappresenta lo Zappatore. Buonasera Giuseppe, cosa fai nella vita? Buonasera, nella vita io cosa faccio? Faccio il vagabondo. Non fai lo Zappatore? No, faccio il Zappatore, però nella cioè, vita faccio il vagabondo, non faccio niente. E mi dicono che ti pagano per fare il vagabondo. Sì, allora, mi pagano. Alla fine del mese, tutti i giorni? Sì, tutti i mesi puntuale. No, il primo del mese. No, io non ci vado il primo, io vado verso il 15, il 20, quando... Ok, e ti arrivano 2, 3.000, 4.000 euro così, 5, ok. 6, scusa, 15, ma possiamo fare pure noi? Ma... non ci sono della data. Va bene, allora, credo che sia coadiuvato da... giusto? No. Mamma quanta gente c'è stasera qua. Hai visto come partecipa? Sì, devo dire veramente, Katia, che questo paese ha accolto... Che bello, facciamoci che un applauso! Questa gente, guarda. Per essere è la prima edizione, è uno spettacolo, caro sì. Giuseppe. È uno Giuseppe, spettacolo. Ma non è che te li stai comprando, no? Guarda, Castri è un paese importante, sai. È vero. Castri, ho notato. Castri si scrive Castri con l'accento. C'è qualcuno che mi ha detto che non è proprio così, vabbè. No, oggi sono andato a Roma a fare un provino. Sì. Wow. A Forum. Sì. Quando ha scritto Castri, allora mi ha detto Castri, no, ha detto signorina Vada, si scrive Castri con l'accento. Poi se non lo vogliono mettere va bene, però Castri si scrive con l'accento. Però domani mattina, quando finisce tutto, ti consiglierei di andare a parlare con la signora Maria Giustina del comune, perché non la pensa esattamente così. E va bene, se non metti l'accento come lo leggi? Castri di Lecce. Castri. Sì, no, sono d'accordo con te, però non vuole. Va bene, allora, Giuseppe Taurino. Questa storia che segue Zappatore e narra di Francesco Esposito e sua moglie Maddalena, che sono due contadini e hanno allevato Mario, il loro unico figlio, con amorevole e tanta dedizione. Per farlo studiare si sono anche indebitati con lo strozzino del paese. Il ragazzo intanto è diventato un brillante avvocato ed è a Napoli. Lì si è trasferito per lavoro ed ha conosciuto Nancy, figlia di un industriale italo-americano, e se ne è perdutamente innamorato. È vero. Sarebbe la sorella a lieto fine se non fosse che Mario si vergognava delle sue umili origini. È brava Francesca, studiamo! Allora Nino, puoi raggiungere Giuseppe, prego, al centro del palco. Non superare, caro Nino, la linea di mezzeria, altrimenti il vigile ti fa la multa, va bene? Ah, ok. Prego. Musica.
Felicissima sera a tutti sti signori imbruvattati e a chi sa commitiva così all'era, uomini e scicchi e femmine adittate. Chi sta in una festa e ballo, tutti con fracasciassa sti signori, e io caso uscito in coppa usciato a ballo, senza cercare per me sei panni bu. Chi sono? Che me ne importa, ha giù avuto la porta e su caso tu fa. Musica, musica, fatevi molto onore. Stasera a mezza stomma in Alicante a ballo un contadino zappatore. Zappatore, lo fa, Zappatore. No, signora Vocale, sentite a me, non mi mettete scuola. Io per vada fa signora, già zappato, e sto zappando ancora notte e giorno. E sto due anni, tu che non scrive un lingua a casa mia. O signoria se mette scuola, no. Muri me mette scorno, signori! Gesù, dilla sta gente, io son un parente e non me lo taccia! Sta gente, io sono buono parente e non me lo caccia. Sono farinatore e mangia pane e pane. Senza zappa terra e sa da fono a denunciare e basta vesti in mano. Grazie Giuseppe per essere stato con noi. Arrivano le campane della chiesa. Allora, cara Federica, per me se l'è comunque cavata. Probabilmente il pubblico, visto questa alta temperatura, non ha proprio gradito il cappello, probabilmente, perché era probabilmente. Non l'hanno capito, secondo me. Non l'hanno capito, mi correggo, sì. Ok. Allora, Zappatore, ecco, ti spiego subito, è una cinesceneggiata degli anni Ottanta, scritta dal mio amico Alfonso Brescia con Mario Merola, non Valerio Merola, Mario Merola, e pensa che negli anni Ottanta ha riscosso un tale successo e si è classificato 60° su più di 500 titoli, quindi un grande pezzo del compianto Mario Merola. Lo sapevi? No Manuel, io diciamo di sceneggiature degli anni Ottanta ne so ben poco, ma bensì mi occupo, mi interessano più dei pezzi disco music degli anni Ottanta,
dei pezzi che vedremo fra poco con la scuola di danza Chassé, che appunto ci farà vedere un pezzo di Schio Music. Ancora Chassé della vediamo salire. Critica Melissa Rao. Prego. Ecco. In questo splendido paese di Castri di Lecce, e a me Maria Giustina mi ha pagato per dire questo, perché anch'io sono convinto che ci sia un accento sulla I, però sui documenti ufficiali del comune, caro Gianchi e cara Katia, è indicato Castri di Lecce, quindi abbiamo perso la scommessa. Bene. Scusa, non ti seguivo, cosa hai detto? Niente, te lo spiego dopo. Va bene, a casa poi. Allora, è il momento di chiamare il prossimo concorrente tra i big, il signor Mino Spinelli, viene da Brindisi e canta Sempre per sempre di De Gregori. Allora, il signor Spinelli, l'avete visto prima, ha lasciato la procuratura per cantare, giusto? Sì. Ma c'è un avvocato, poi mi sono messo l'avvocato del mio padre Zappatore. Ho gentilmente accettato di aiutare il signor a fare il figlio avvocato. Il signor Taurino, che si è stato Taurino. Con noi, complimenti. Per fare il figlio dell'avvocato. Complimenti per l'abbigliamento. La sartoria non è suo atelier, credo, giusto? È suo atelier? No. No, ok, va bene. Non si può dire, va bene, niente. Okay. L'atelier. È l'atelier che ti ha fatto l'abito, perché è veramente straordinario. Cercavo uno così per esibirmi. Vuoi dire qualcosa? L'indirizzo? Va bene, me lo dai dopo. Perché veramente è un personaggio, anche lui ha fatto un po' di strada, viene da Brindisi, è scicchettoso. Mino Scicchettoso viene da Brindisi,
anche lui, perché ha un altro personaggio che nel casting si è proposto, e ho apprezzato la sua disponibilità per raggiungerci qui in Salento, e con Cadi abbiamo accettato di inserirlo tra i big. Mi fa sempre piacere tornare qui nel Leccese, diciamo, io da parte di Brinzi, perché insomma ho sempre trovato gente gentilissima, disponibile. Ci sta comprando. Veramente, ma lui tra l'altro è un salentino, perché Brindisi, mi pare di capire, no, a suo tempo faceva parte della penisola salentina, no? Cioè, poi c'è il grande Albano che è da provincia di Brindisi. È un ex salentino. Mino voleva fare una premessa sul grande De Gregori, giusto? Sì. Allora io canterò una canzone sempre per sempre, il titolo è sempre per sempre. È una canzone che non è un cavallo di battaglia, no, di Francesco De Gregori, è una canzone che lui ha proposto qualche anno fa. Quello che lui ha voluto, diciamo così, sottolineare è proprio l'amore, quello vero, quello indissolubile, quello che si prova nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che si è lontani, nonostante i disaccordi che ci sono fra partner. Quindi questo è, quindi sempre per sempre, comunque sempre l'amore è quello che vince, insomma, alla fine. Questo è il messaggio che Manuel ha voluto dare. E vinciamo tutti, dai, su. Complimenti, ci abbiamo messo 12 ore per cercare la base, perché non l'avevo mai sentito. No, noi la base ce l'abbiamo. Ah, abbiamo lasciato ore. Che la base del nostro amico andasse avanti. Allora, quindi adesso siamo pronti tutti quanti? Possiamo andare? Allora, Mino Spinelli canta sempre per sempre. Prego. Faccio alle persone, fanno il diavolo a quattro, e poi passano, ritornano, e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Cercherai sempre per sempre dalla stessa parte, mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare, e perdersi ancora. Strade, o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. E c'è sole, mordono, abbaiano, ma lasciano il tempo che trovano. Il vero amore può nascondersi, confondersi, ma non può perdersi mai, sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Thank you.
Bravissimo Mino, grazie. Adesso io presenterei l'undicesimo concorrente e il più giovane fra i big, è un giovanissimo attore e quindi chiamiamo Alfredo Conte. Buonasera Alfredo. Alfredo, il nostro Alfredo. È impegnativo quello che sta per fare Alfredo, Federica. Lo so. Sì. Allora, da dove vieni Alfredo? Lizzanello. Da tanto che fai questo tipo di cose? 5-6 anni. Da 5-6 anni. In bocca al lupo. Crevi. Alfredo Conte. Allora, Alfredo reciterà un brano della bellezza di Benigni, della Tigre e la Neve, è un brano tratto dal suo ultimo film, diciamo, La Tigre e la Neve. Il pezzo si chiama, ripeto, La Bellezza. Sui svelti, veloci, piano, con calma, non vi affrettate. Poi non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili. Aspettate almeno un'ottantina d'anni per quelle. Scrivete su un altro argomento, che ne so, il mare, il vento, un termosifone, un tram in ritardo. Non esiste una cosa più poetica di un'altra, perché la poesia non è fuori, la poesia è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. E vestitele bene le poesie, cercate bene le parole, dovete scegliere, perché la bellezza è incominciata quando qualcuno ha incominciato a scegliere. Da Adamo ed Eva, lo sapete quanto ci ha messo Eva prima di trovare la foglia di fico giusta? Ha sfogliato tutti i fichi del paradiso terrestre. Innamoratevi! Se non vi innamorate è tutto morto è. Vi dovete innamorare e diventa tutto vivo. Sperperate la gioia, dilapidate l'allegria, siate tristi e taciturni con l'esuberanza e fate sfogliare in faccia alla gente la felicità. Come si fa? Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici. Dovete patire, stare male, soffrire. Non abbiate paura di soffrire, tutto il mondo soffre. E se il verso non vi viene da questa posizione, da questa, buttatevi in terra e mettetevi giù. Ah, che bellezza. E se la parola è muro o mattone, mattone non vi dà retta, non usatela più per 8 anni, così impara. Questa è la bellezza. Alfredo ci ha dato una mano con la scaletta perché sapeva che eravamo in un ritardo mostruoso, cara Katia, e quindi si è preso gli applausi, forse il verde non è nemmeno scattato, ma è scattato in questo momento, e si è preso gli applausi prima, quindi esatto. Al grosso, è la prima volta nella storia della corrida, complimenti ad Alfredo Conte da Lizzanello, sicuramente lo rivedremo nella fase finale. Resta con noi adesso Alfredo, perché chiamiamo, giusto Katia? È il momento di decretare i 3 successivi finalisti. Sì, chiamiamoli okay. Tutti e 6 qui sul palco. Chiamiamo gli altri 6. E quindi Luigi Marchello, Andrea Vetrano, Giuseppe Taurino, Mino Spinelli e Alfredo Conte è già qui con noi. Alfredo Conte è qui con noi. Vi preghiamo di allinearvi magari al centro, no? Nel palco, così il pubblico può vedervi. Sì, più vicino. Avvicinatevi. Vicini, abbiamo i reporter da tutta Italia che sono venuti a fotografare le nostre star, lo sapevi? Sì, ma così mi fai venire la tachicardia di nuovo. Adesso mi era passata, me la fai rivenire. Allora. Federica, te la faccio venire di nuovo. Allora, i concorrenti, essendo 4, ne passano 2. Ne passano 2. Questa è il live di quello che accade alla corrida. Allora,
il regolamento lo sapete, in questo momento è possibile battere le mani per un concorrente, vi preghiamo di, se lo fate per qualcuno, mi allineo in questo momento perché chiedo agli altri che non c'è anche di farlo, però io probabilmente sono il primo a disubbidirvi. Allora, quindi come hanno fatto prima? Ecco, come hanno fatto prima, chi batte le mani per un concorrente non può farlo per gli altri. Ricordiamo, iniziamo, che ne passano due. Ne passano due, quindi le chance sono tantissime. Partiamo quindi con... andiamo in ordine. Prego. Primo andiamo con Luigi Marchello. Un passo avanti. No, Luigi Marchello deve ancora cantare. No, allora. Andiamo con A Vetrano. Andrea Vetrano, prego. Giudichiamo Andrea Vetrano, grazie Andrea. È il momento di Mino Spinelli. Vai Mino. Prego Mino, un passo avanti. Siamo più o meno orientati, no? Andiamo con Giuseppe Taurino. Giuseppe Taurino. Ho confuso i nomi, Manuel, ci sta. Vabbè, ci penso io che ho grande memoria. E poi Alfredo Conte, che ha eseguito un monologo. Prego. Allora, Katia. A orecchio direi... la regia mi aiuta? Sì. Ok. Alfredo Conte. Alfredo Conte, sì. Si era capito. E il poi... signor Spinelli. E il signor Mino Spinelli. Spinelli. Ciao, un applauso. Grazie a tutti gli altri. Questi due concorrenti passano alla fase successiva, quindi alla finalissima. Sì. Io so anche un'altra cosa, Manuel. Sì. Io so che hanno preparato una coreografia. Ne eri a conoscenza? Sì. I concorrenti hanno preparato una coreografia, tra poco li vedremo. Li vedremo dopo, però intanto il dottor Giorgiapus, no, Giorgopoulos, ecco, spero che non sia impedito, altrimenti... Non male che l'hai pronunciato tu. Delle saitole vuole consegnare il vino ai concorrenti. Prego. Era olio, lo fai È l'olio, non è vino. Volevo vedere se eravate attenti. Allora, l'olio delle saitole, prego. Il famoso olio. Il famoso olio in questa... No, Giuseppe, anche per tutti. Te, va a tutti. Pane a e pomodoro tutti per Se tutti. Se poi non lo volete potete darlo a pane, me. Io faccio ottime bruschette a casa. Per ringraziarli della loro disponibilità per essere stati con noi questa sera. Potete accomodarvi, prego. Grazie. Prego. Ed è il momento della pubblicità. 7 secondi per noi. No, questa... Allora, siamo nella parte finale, credo, no, Katia? Allora, io voglio capire una cosa, no? Per caso questi concorrenti finalisti che adesso andremo a chiamare hanno partecipato o no alla coreografia volontaria? Bella domanda, bisogna chiedere all'incantevole. Quindi ancora Melissa Rao, che chiamiamo Melissa sul palco. Per ringraziare innanzitutto, per ringraziarla di tutto, Melissa Rao sul palco, grazie. Per tutte le coreografie, adesso arriva Melissa, bel applauso a Melissa che... Sì, accogliamola. Accoglie l'invito, ha accolto l'invito del settembre castrisano, scusate. Prego Melissa. Bellissima. Perché l'abbiamo vista ovunque, sì, è molto forza umile. Forza Melissa. È molto umile Melissa, ma devo dire... che conta, pensa, forse più di 200 iscritti nella sua straordinaria scuola che io e Katia abbiamo Mazza. Avuto il piacere di visitare, perché bellissima. Ha inaugurato una scuola straordinaria che sembra il quartier generale dell'FBI, perché è immensa. Lei è dura, anche se ha questo visino la così passione, dolce. La passione si rivede nel volto, quindi complimenti a Melissa. La sembra così dolce. Invece. Abbiamo un piccolo pensierino da parte di L'Angolo del Fiore di Antonietta De Pascali, che forse è qui con noi, non la vedo. La salutiamo e la ringraziamo. Veramente anche per il suo contributo. Grazie Melissa. Suggeriamo questa Melissa. Partnership. Manuel, prova a chiedere se ha avuto dei concorrenti per la coreografia. Allora, abbiamo questi concorrenti. Incredibile. Sì, vai! Non Al ci 90esimo credo. Maradona gol. Ok, ce li abbiamo, li vedremo tra poco, giusto? Ragazzi, iniziate a ridere. Portiamo avanti questi finalisti. Sì, perché praticamente questi concorrenti che già si sanno esibire così e così, voglio dire, sono stati preparati in tempo reale per questa coreografia creata dalla maestra Melissa. Li apprezziamo adesso sul palco.
Prego, grazie Ministra. La coreografia dei nostri concorrenti della prima edizione della corrida castrisana. Ovviamente nell'originale trasmissione questa coreografia veniva fatta dal pubblico, ma noi preferiamo fargliela fare ai concorrenti. Intanto si posizionano le ragazze che cercheranno di aiutarli in qualche modo e noi ci godiamo lo spettacolo. Un applauso a chi non è ballerino ma prova ad esserlo. Non li vedo molto convinti comunque. Ragazze, possiamo andare? Fateci un cenno. Fateci un cenno, per favore. Possiamo? Via. Thank you.
Grazie ancora a Melissa Rao e alla scuola danza Chassé e alle sue ballerine, perché hanno contribuito in maniera fondamentale a questa performance, a questi concorrenti che si sono esibiti. E è il momento di chiamare i sei finalisti. Allora, cinque. I cinque finalisti? Ok. Chiamiamo i cinque finalisti che si esibiranno per una parte del loro, della loro performance, in modo che il pubblico li possa collegare la loro esibizione e poi giudicare. Allora, i cinque finalisti sono... Chiamiamoli, no? La regia di Katia Giannotta. Eh sì, è chiaro. Cosimo, prego. Occhi Neri. Cosimo Occhi Neri, prego. Silvia Flores. Silvia Flores, l'amico Mino Spinelli da Brindisi con furore. Alfredo. Alfredo Conte. E il grande Luigi Martano. Luigi Martano. Martano. Allora, anche in questo caso, purtroppo, io mi metto al centro del palco, altrimenti Gianchi mi fa fuori. Ok, allora, il regolamento, vi ricordo, prevede questo: chi applaude per un concorrente non può farlo con l'altro, questo per dare un senso di equità alla gara. Allora, battiamo le mani. No, beh, battiamo le mani, facciamo fare una piccola Si esibiscono prima, scusate, ok. Ad Alfredo, il primo. Ok, gli altri restano sul palco, giusto? Esatto. Ok, allora Alfredo, un sunto della tua performance, prego. Perché la poesia non è fuori, la poesia è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più, guardati nello specchio, la poesia sei tu. È vestire bene le poesie. Dovete cercare bene le parole, perché la bellezza è incominciata quando qualcuno ha incominciato a scegliere, da Adamo ed Eva. Lo sapete quanto ci ha messo Eva prima di scegliere la foglia di fico giusta? E innamoratevi, perché se non vi innamorate è tutto morto, vi dovete innamorare e diventa tutto vivo. Grazie Alfredo. Va bene, grazie Alfredo. Microfoniamo chi? Adesso facciamo Luigi Martano. Prego Luigi, microfoniamo Adriano, Luigi. Adriano Celentano. E non oso dire questa canzone, non so come si dica, come si dice Luigi Martano, la canzone, cioè pronunciamela per favore perché è impronunciabile. Prisi in coli nensi nel ciuso. Sì, ma no. Prisi in coli nensi nel ciuso. All right. Grazie. 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 Il nostro è il molleggiato di Castri, eh? Ok, è ufficiale. Adesso è il momento, regia, di... Noi abbiamo preparato Mino. Mino Spinelli, prego. Sole, cambierò la faccia alle persone, fanno il diavolo a quattro, nel cuore passano, ritornano e non la smettono mai, sempre per sempre tu. Cercherai sempre per sempre dalla stessa parte, mi troverai. Grazie.
ragazzi. Grazie Mino. Passiamo al prossimo finalista. Chi abbiamo Silvia, con noi? Silvia Flores con Emma. Silvia Flores, Silvia, da Brindisi. E mentre scendono lacrime e sento freddo senza averti qui, e poi mi sento un po' strana e mi trema la mano, mi manca l'aria se tu non sei qui, e pensandoci bene, sai, questa canzone mi parla di te. E come emozione mi stringe le vene e ferma il sangue, sai perché? Era bello mentre i nostri occhi piano si seguivano, quasi intimiditi dallo specchio che temevano. Era dolce il modo in cui piangevi quella sera, ti avevi stretto forte forte e sai che non si poteva, e sarò libera di poterti dire, sarà sempre amore magico, sarà poter volare senza mai cadere, prenderti per mano e convincerti a soffrire, perché ogni cosa bella ti fa sempre stare male, e poi baciarti ogni notte proprio come le zanzare, e cercare le tue mani sempre quando nasce il sole, e dimostrarti che per niente al mondo ti farei soffrire, perché tu sei cosa bella e non meriti del male. Va bene? Bravissima Silvia. Grazie Silvia. Allora, se ci siamo? No, c'è ancora il nostro, che ha bisogno della base, il nostro grande Cosimo Occhi Neri. Microfono. E la radio, Arriviamo, eh? Un sunto anche per Cosimo, prego. Grazie. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge, solo solo qua in città. Ora mi annoio qui, allora neanche un piede per chiacchierare. Grazie. Prossimo. Allora, Federica, siamo alle battute finali. Questa prima edizione della Corrida Castrisana. Vi chiedo gentilmente, cari amici, di allinearvi alla mia sagoma. Prego, venite avanti. Vi ricordo, caro pubblico, che è possibile battere le mani per un concorrente. Chi lo fa per uno non può fare per gli altri. D'accordo? Non può come battere. Come abbiamo fatto prima. Come abbiamo fatto prima. Ok, allora, un passo avanti per Silvia, Silvia Flores. Prego. Grazie, basta così. Cosimo Occhi Neri, due passi avanti. Anche qui, grazie. Mino. Poi il momento di Mino Spinelli. Prego, Mino. Grazie. Andiamo con... Andiamo avanti, prego, Luigi Martano. Ammazza! Credo, cara Federica, che non ci sia... Siamo... lui, Di Martano, è vicino. Ed è pure Di Martano, tra l'altro, perché magari può giocarsi in casa, lui è Di Martano. Va bene. C'è una rivendicazione qui. Credo quindi che non ci siano dubbi, cara regia, però noi per equità, come da regolamento impone, è il momento di giudicare il anche giovane Alfredo Conte. Conte. Prego.
anche allora, lui è stato io avrei premiato. Una mezza idea, però è il caso, cara Katia, di far premiare al sindaco dell'amministrazione comunale di Castrì, Andrea De Pascali. Lo chiamerei qui sul palco. Lo chiamiamo sul palco e chiamiamo anche il vice sindaco a questo punto, perché verranno assegnati i due premi. Ho il piacere di chiamare il vice sindaco dell'amministrazione comunale di Castri di Lecce, Enza Nuzzo. Prego. Allora, ci allineiamo sul palco. Arriva il responso. Devo dire che non è stato facile, cara Katia, probabilmente giudicare, perché sono stati sono tutti straordinari, anche davvero? Chi è uscito nella prima manche. Allora, il primo classificato della prima edizione, caro pubblico, della corrida castrisana è Luigi Martano. Bravo Luigi. Devo dire che Luigi, a parte la sua performance canora, credo che sia stato premiato per come balla e per come esprime questo inglese personalizzato del molleggiato. Quindi devo dire grossi complimenti Luigi, da parte mia e dalla parte dell'amministrazione. E invece noi, siccome vogliamo premiare anche qualcun altro, è il momento di decretare invece il premio critica. A consegnare il premio è il vice sindaco Enza Nuzzo. A chi? Prego. Il premio critica della prima edizione castrisana è di Alfredo. Alfredo Conte. Il piccolo Alfredo Conte, i complimenti da parte del vice sindaco. È il più giovane fra i big. È il più giovane, dobbiamo dire che è un aspirante attore. Io ero prima dietro le quinte e chiacchieravo con lui, da grande vuole fare davvero l'attore, però mantiene i piedi per terra, cara Katia, per cui gli auguriamo ogni bene. Siamo probabilmente ai saluti finali, ringraziamo un po' tutti coloro che hanno voluto seguirci in questa avventura, quindi l'amministrazione comunale di Castrì che ha voluto fortemente questo spettacolo. Anche gli sponsor, tutti diciamo gli sponsor questo. L'associazione Penelope che ha accettato questo invito, il service, la diretta e la residence della musica di Giancarlo Martano, l'angolo dei fiori. L'angolo dei fiori, io infatti volevo dire se c'è un angolo di fiori sono anche davvero per tanti. Me lo accetto, Manuel. Ecco, ci sono i fiori a Katia, avevo dimenticato, io purtroppo ogni volta dimentico i fiori per te, cara Katia. Va bene, a casa i fiori. Domani comprerò dall'angolo del fiore, questa volta li pago, i fiori anche per te, quindi saranno due i mazzi di fiori. Io per me non ci sono, Manuel, per me dei fiori no. No, c'è tanto altro per te, Federica. Va bene, dai, dopo. Va bene. Allora, ringraziamo l'amministrazione. Grazie a tutti, potete accomodarvi, complimenti ancora al vincitore. Ringraziamo l'amministrazione comunale. Grazie a tutti i Ringraziamo lo staff. Ringraziamo lo staff, ringraziamo il pubblico anche. Ringraziamo il pubblico che è stato con noi fino alla fine. Ringraziamo Gianchi. Vi chiediamo 5 minuti soltanto di pazienza, perché dopo la sigla la nostra Federica si esiberà in mare d'inverno salutando l'estate che è andata via. Quindi okay? Restate ancora con noi. Grazie, a dopo.
L'Associazione Penelope ringrazia tutti i partecipanti della corrida, ringrazia il pubblico che si è dimostrato caloroso con noi, ringraziamo ancora tutti gli sponsor che hanno contribuito e ci auguriamo veramente di cuore di ritrovarvi l'anno prossimo. Perché non manca la Van Basco praticamente, me l'hanno data in versione Van Basco e quindi non ho la possibilità di convertirla. C'è qualcos'altro da chiedere? Non è un problema assolutamente. Grazie a tutti e alla prossima. Fede, io ti ringrazio tantissimo perché hai collaborato veramente con l'Associazione Penelope. Diciamo che abbiamo fatto tutto molto velocemente. Era il primo anno. Era il primo anno, mi auguro una collaborazione futura, ti ringrazio per la tua gentilezza e la tua signorilità in tutto. Ti ringrazio ancora. Buonasera a tutti.